Ciao a tutti amici, benvenuti in questo tutorial. Oggi vi faccio vedere le novità del nuovo Photoshop CC 2019. Allora, la prima novità è riguardo al Content Aware Tool. Sappiamo tutti che se vogliamo togliere un particolare da un'immagine possiamo utilizzare il classico tool, in questo caso è molto semplice, potete vedere già tolto, però Photoshop nelle precedenti versioni aveva rilasciato la funzione aware, che quindi noi possiamo selezionare un oggetto, poi andare in fill ad esempio, content aware, schiacciare e in automatico lo toglie. Però c'è da dire che a volte quando fate questo tool con delle cose molto vicine, magari vi va a clonare anche questa parte qua. Allora, in questa recente versione hanno aggiunto il Content Aware Fill puntini, quindi aprendo questo vi fa vedere dove andrà a clonare le nostre cose. Quindi con il tool preselezionato di meno andremo a eliminare questa parte qua, che non vogliamo assolutamente. Questa parte qui, le barche, diciamo che possiamo anche aumentare e togliere molto più facilmente tutto qui. Questo qua, ok, l'omino, ecco a posto. In automatico da sta parte qui automaticamente aggiorna l'immagine come verrà e bene, bene, bene. Questo può essere molto utile quando facciamo queste cose qua. Che devo dire che molto spesso il risultato è molto buono, anche se avete, che so, una staccionata che è un po' in angolo, fa delle robe incredibili. Inoltre hanno aggiunto anche delle funzioni qua di rotazione, di scale e di mirror. Ad esempio, se abbiamo un'altra immagine, facciamo un'altra qua, abbiamo questa bicicletta e vogliamo togliere questo, adesso ho fatto io un pezzo nero giusto per fare una prova, e vogliamo toglierla, però poi dobbiamo andare a ricreare le stanghette della bici. È un'operazione non troppo difficile, ma neanche troppo facile, perché soprattutto quando si congiungono bisognerebbe fare delle maschere. Comunque noi andiamo a selezionare qui, andiamo nel nostro tool Content Aware. In automatico vi fa vedere che come prima cosa non è venuto molto bene. Andiamo a vedere nel Rotation Adaptation Full. Ecco, già è perfetto. Scale, guardiamo scale, no, mirror, ma andiamo a eliminare queste parti che non vogliamo, perché quello lì potrebbe essere il problema, che queste non le vogliamo, questa non la vogliamo, tutta sta parte sotto. Ecco, proviamo a mettere scale, proviamo a mettere mirror. Non ce l'ha fatta molto benissimo. Ecco, diciamo che questa non è male. Scale, vediamo se aumenta. Si vede un po' qui, un po' mosso, però devo dire che comunque il risultato è abbastanza buono. Adesso, perché noi lo sappiamo, però se voi vedeste sta bici assolutamente non pensate che abbiamo rimosso un coso in automatico utilizzando Photoshop, usando tutta la rotazione in automatico. No, va bene, questa è una delle nuove features. Un'altra feature, ve la faccio subito al volo qui, molto semplice ma molto bellina. Allora, mettiamo che noi abbiamo fatto tante cose. Adesso possiamo fare undo, e poi undo, e poi undo, undo, oppure mela z, perché adesso non bisognerà più fare mela shift z per fare i multiple undo, basterà fare solo mela z, molto semplicemente. Un'altra feature che hanno messo è se voi avete dei layer, oppure avete un pezzo di layer, o avete un'immagine sopra, abbiamo qua i nostri blending mode, adesso sono in automatico, vi fa vedere il preview. Questa cosa, diciamo, abbastanza utile, perché a parte il multiply e lo screen, tutti gli altri non ci ho mai capito niente che differenza sono, no? Vabbè che non è che li utilizzo più di tanto mai, io utilizzo solo il multiply e lo screen, però adesso possiamo vedere come verrà renderizzato effettivamente il livello. Poi altra feature
che hanno inserito è la funzione frame. La funzione frame serve per, mettiamo che vogliamo mettere su sta immagine delle altre immagini, però le immagini stanno dentro un riquadro, no? Quindi prima avremmo dovuto fare o dei riquadri così, uno qui, uno qua, uno qua, poi vabbè li mettevamo ok, poi prendevamo delle immagini, adesso ci abbiamo questa immaginetta qua, la mettevamo sopra, poi potevamo fare una maschera così e metterla dentro, quindi adesso ci abbiamo l'immagine dentro, però adesso hanno aggiunto questa funzione nuova che è il frame tool, quindi creeremo un quadrato come abbiamo fatto prima, possiamo anche duplicarlo come abbiamo fatto prima, però questi sono già dei riquadri dove potete inserire le vostre immagini. Allora andremo a prendere la nostra immagine, dopo la possiamo inserire direttamente dentro e possiamo andarla a muovere, oppure premendo mela possiamo andare a selezionare quello, non lo so se mi piacerà sta cosa, a prima vista sembra essere più facile che l'altra. Ah, tra l'altro ho la versione tonda, perché se noi andiamo a selezionare il frame tool abbiamo anche la versione quadrata così, e quindi potremo avere una cosa quadrata. Ultima cosa delle novità è che adesso quando selezionate un'immagine per ridimensionarla non dovete tenere premuto il tasto shift per farla in modo proporzionale, quindi questo io di solito 90% delle volte vuoi fare una cosa in modo proporzionale e quindi è più comodo senza dover tenere premuto tasto shift. Se però anzi hanno invertito, adesso l'ho visto, l'hanno invertito proprio, se volete che sia proporzionale la ridimensione non dovete tenere il tasto shift, se volete distorcerla tenete il tasto shift e allora potete vedere che potete distorcerla come volete. Però questo è un classico da non fare mai, distorcere le foto, soprattutto se sono persone o anche, come in questo caso, palazzi o cose che non vanno distorte. Va bene, questo è quanto per tutte le novità di Photoshop. State con noi per altri fantasticissimi tutorial. Ciao!